L'emozione più forte l'ho provata quando sono riuscito a fare il primo difficile movimento. Sì! Ci sono dei luoghi che da quando ho iniziato ad arrampicare mi hanno ispirato ed hanno assorbito costantemente i miei pensieri. La magia di alcune linee mi porta a sognare, ad immaginare di poter essere sempre lì, a provare, fallire e alla fine riuscire nelle sequenze più difficili delle vie. Poi ci sono delle vie il cui fascino resiste nel tempo. Una di queste è sicuramente Action Direct. Wyckoff per me è come un monumento, un'opera della natura messa lì per sfidarci nel tempo. Perché ho immaginato e poi deciso di impegnarmi su questa difficile linea, ancora non lo so spiegare. Vero è che alcune cose ti entrano nella testa e ottieni un po' di pace solo quando riesci a sfogare la tua energia in qualche tentativo. La prima sfida che ho dovuto affrontare è stata quella di risolvere il primo difficile movimento, il famoso lancio al bidito. E durante i primi giri mi sembrava impossibile. Non è stato semplice, ci è voluto tempo e anche molta pelle. È incredibile come Wolfgang Gullick abbia anche solo pensato di poter eseguire un simile movimento più di 25 anni fa. È grande Gullick. Sì! È vero, l'emozione più forte l'ho provata quando sono riuscito ad eseguire per la prima volta questo difficile movimento. Poi ho cominciato a realizzare di avere qualche possibilità, ma la cosa che più mi infastidiva era la distanza da casa. Provare una via al limite delle mie possibilità ed avendo poche occasioni di viaggiare fin qui durante l'anno è stata sicuramente la cosa che più mi preoccupava. In Franca Jura poi ogni pietra è protetta dalla foresta e nella foresta devi infilarti nel momento giusto. È stato sicuramente facile mantenere la concentrazione durante tutti questi tentativi. E poi il giorno giusto, il giorno che aspettavo da tempo, il giorno perfetto.
quando sono arrivato in catena ho immaginato l'urlo liberatorio di Gulick e sono sicuro che abbia urlato, anzi ne sono convinto. Mi piace scalare, mi piace dare il massimo. Fortunatamente il terreno dove esprimersi non manca e questo grazie ai molti scalatori che nel tempo hanno aperto linee magnifiche. L'estetica è importante, come anche alcuni particolari movimenti che incontro sulle vie. Mi sono impegnato su vie al mio limite, ma sono molti progetti che ho ancora in sospeso. Progetti dove so che nulla è regalato, progetti dove è importante mantenere la concentrazione proprio fino all'ultima presa.